Ieri sera i cittadini di Pontecagnano Faiano si sono ritrovati lungo la fascia litoranea per far sentire alle istituzioni la loro voce, chiedere interventi per ottenere pulizia, decoro e maggiori controlli in termini non solo di sicurezza, ma anche di presenza delle forze dell'ordine. Il sindaco Giuseppe Lanzaria si è subito attivato. A breve incontrerà il prefetto proprio per parlare della questione sicurezza. Il sindaco oggi quantomeno è stato presente sul territorio, soprattutto dopo il periodo elettorale. Questo già è un grande segnale. Ci ha fatto per ora delle promesse che aspettiamo che possano essere portate a buon fine subito dopo Natale. Ha detto che per la spazzatura ci sarà un'importante gara a marzo e quindi la riorganizzazione di tutta la situazione. Noi per ora possiamo solo dargli fiducia anche perché gli abbiamo già dato fiducia a giugno. Già stasera la presenza di tutti i cittadini del litorale è stata importante, importante il fatto che comunque ci sia voglia di fare e aspettiamo magari per il prossimo incontro anche altri assessori in modo da far rendere più vivo il confronto e questo è importante. Tante criticità si possono risolvere ovviamente solo sul lungo periodo, però tante si potrebbero affrontare anche in tempi brevi. Quali sono quelle più facili, diciamo, da affrontare? In realtà l'obiettivo della riunione di questa sera è stato proprio questo, perché benissimo tutte quelle le grandi attività, quelle che hanno bisogno di una burocrazia lunga, però quello di cui i cittadini hanno bisogno è di piccoli passi, quindi magari l'illuminazione, che lui ha detto che ci sarà, la spazzatura, la vigilanza sul territorio, anche durante le ore notturne, che non si fermi solo al passaggio a livello. La presenza anche di questi incontri è importante, perché fondamentalmente il magazzino è sempre stata solo ed esclusivamente terra di campagna elettorale, basta, dopodiché e oggi ne è stata la prova purtroppo perché è venuto solo il sindaco e un assessore e un consigliere e gli altri invece non sono proprio venuti, anche magari sarebbe stata gradita la presenza di qualcun altro sicuramente, che quantomeno sono venuti durante il periodo della campagna elettorale, oggi dovevano essere qui a prendersi le proprie responsabilità ed ascoltare le persone visto che questa zona non la conoscono.